Messer Dante, noi l'accogliamo in un luogo, questo anfiteatro di Castiglion Fibocchi, che è abituato anche a veder vivere i personaggi più colorati, più brillanti e anche più disparati. Quindi direi che è proprio arrivato nel momento giusto. Ci troviamo a Castiglion Fibocchi. Dante Alighieri, ospite all'anfiteatro di Castiglion Fibocchi, dove addirittura è stato intervistato in un botta e risposta imperdibile. Nel borgo tra Arezzo e il Valdarno si è infatti svolta la 2 giorni dedicata al sommo poeta, patrocinata dal comune castiglianese e dalla regione toscana. Ne approfitto per chiederle se ha voglia di dedicare alcuni versi proprio ai castiglionesi. Sì, ci provo. A suo tempo si parlò di regno separato, inopportuno, ma i fibocchini han sempre ragione, che bravi come loro non c'è nessuno. E non parliamo poi dei gellesi, che si credono furbi, mentre invece di loro si può dire visti e presi. Dopo la finale regionale di Dante Rock, iniziativa nata da un'idea di Mario Valenti che si inserisce nelle celebrazioni dantesche, in scena è andata così l'intervista impossibile, quella al sommo poeta. I miei canti si chiamano proprio canti perché si possono cantare. Io, del resto, sono un tipo rock e tutta la Divina Commedia è rock. Ad organizzare la serata la società dantesca e l'associazione Camae ed il suo presidente Ernesto Ferrini, che ha voluto fortemente portare questo spettacolo a Castiglion Fibocchi. Io non so, Messer Dante, adesso dove andrà? Lei ha detto è arrivato con una navicella dallo spazio, quindi si appresta ad un nuovo viaggio in giro, intorno nello spazio? Sì, ma ritornerò. Ritornerò quando meno ve lo aspettate, perché, come ripeto, Dante è sempre con voi e Dante è come un sole che illumina il vostro cammino.